benvenuti, bentornati a tutti. Oggi video speciale, ormai sono tutti video speciali. Oggi 5 trucchi da fare con le cassette. Cosa attualissima, no? Chi è che non ne ha bisogno al giorno d'oggi? Tutto nasce dal fatto che devo sistemare questa cassetta, poi vi spiego perché. Però effettivamente ho pensato che oltre a sistemare questa potrei condividere con voi altri piccoli trucchi da poter applicare al mondo delle cassette. E quando parlo di cassette non parlo solo di cassette audio, ma anche di cassette video, sia 8 mm che VHS. Quindi avviciniamoci. Iniziamo dal primo trucco, quello più semplice. Tutti pensano che riavvolgere le cassette con la penna si faccia così. Certo, si può fare così, tenere la cassetta ferma e far girare la penna, ma questo richiede molto più tempo. La cosa più semplice invece è quella di prendere la penna, in questo caso però la riavvolgo dall'altro lato, e far ruotare la cassetta. In questo modo, in pochissimo tempo, facendo attenzione che la cassetta non parta via, il nastro verrà riavvolto completamente. Secondo trucco, cassette video 8. Le cassette video 8 e le cassette i8 differiscono soltanto per dei buchini che ci sono sul retro. Ovvero, le cassette video 8, come vedete, hanno due buchini qua in alto e tutti gli altri buchini sono chiusi. Mentre le cassette i8 hanno degli altri buchi aperti che le fanno riconoscere al videoregistratore. Perciò, e questa è una videocassetta 8 mm, vedete, palotto, la carichiamo su. Videoregistratore, cioè la telecamera, la riconosce e come vedete sparisce la scritta i8, ok? Viene caricato il nastro, ora non ci interessa, la tiriamo fuori, bene. Estraiamo la cassetta, sul retro presenta questi buchini, prendiamo un cacciavite. Ora non mi ricordo qual è quello giusto, ne ho nel dubbio, proprio per non sapere leggere e scrivere, li buchiamo tutti. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Tutti fuori forati, carichiamo dentro la cassetta. Come vedete, sia qui che qui, viene riconosciuta come una cassetta i8. Abbiamo così creato una cassetta i8 da un nastro 8 mm standard. Trucco numero 3. Questa è una cassetta di musica Vaporwave. E non a caso è stata registrata su questa, che era la cassetta più marcia che avevo. Questa cassetta però ha un problema, ve lo faccio vedere più da vicino. Non notate qualcosa di strano su questa cassetta? Ve lo dico io. Manca il gommino che sostiene il nastro, perciò quando la testina va a premere il nastro va giù e non tocca completamente bene. Quando il nastro è più o meno a metà della corsa il problema non si pone più di tanto, ma quando invece è all'inizio la musica si sente così. Sentite? No, non sentite. Eppure la musica c'è. Il volume si sente molto, 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 molto più basso di quello che si dovrebbe sentire. E questo perché, appunto, non c'è un corretto contatto fra il nastro e la testina. In quanto, quando la testina preme, il nastro scende e si allontana. Dovete considerare che c'è poi anche il capstan e la testina di cancellazione che tendono a tenere in basso il nastro. Come si fa? Beh, se fosse una cassetta di musica hi-fi ci interesserebbe fare un lavoro di fino, ma trattandosi di Vaporwave andremo a fare una soluzione molto semplice. Prendiamo un paio di forbici o un tronchese, tagliamo questa plastica, la andiamo a spezzare con una pinza e abbiamo accesso alla parte sotto. Vedete che in origine avevo una spugnetta che è completamente marcia e il nastro rimane sospeso e flottante. Bene, andiamo a inserire qua dentro i feltrini delle sedie. Potrebbe non bastare una strisciolina, potrebbero servirne due o più, ma iniziamo a metterne una e vediamo cosa succede e come suona il nastro. Se non fosse sufficiente ne andremo a mettere due. Secondo me una potrebbe già bastare. Riavvolgiamo il nastro e andiamo a inserirlo in un lettore. Non so se notate, ma rispetto a prima il suono si sente molto meglio. Ricordiamoci sempre che musica Vaporwave è registrata in qualche maniera appositamente. Le loop tape.
queste sono cassette che nascono già così, è un pezzo di nastro richiuso su se stesso che dura 30 secondi. A che cosa serve questa cassetta endless o loop tape che dir si voglia, che ovviamente ha un lato solo, non può essere girata dall'altro lato? Ecco, ci può essere comoda quando dobbiamo provare dei lettori che hanno la cinghia rotta. Cosa vuol dire la cinghia rotta? Il lettore funziona, riproduce, ma non girano le bobine. Come facciamo a vedere che questo lettore funzioni? Quindi abbiamo qui ad esempio un Walkman che ha le cinghie da cambiare. Infatti, se noi andiamo a premere play, come vedete gira molto molto lentamente, ma se noi andiamo a inserire una normalissima cassetta e andiamo a premere play, non gira più perché non ce la fa. Bene, come facciamo a vedere se questo Walkman ha solo la cinghia da cambiare oppure non funziona? Prendiamo una loop tape, la inseriamo, premiamo play e come vedete gira. Ma perché gira? Perché in realtà a spingerla è il nastro, non è tanto la bobina, oltre al fatto che c'è poco nastro dentro. Bene, quindi come facciamo a fare questa prova? Se non abbiamo... queste cassette si trovano nelle segreterie telefoniche vecchie in genere, ma se non ce l'abbiamo? Bene, prendiamo una cassetta come questa. Ma la cosa fondamentale è che abbia le viti agli angoli e quindi non sia di quelle presso fuse, perché se prendiamo ad esempio una di queste che non ha le viti, è saldata, diventa ben più complicata la cosa. Per cui prendiamo questa cassetta, andiamo a svitarla con un normalissimo cacciavitastrella, tiriamo sul coperchio. Ora, possibilmente con le mani pulite, non come sto facendo io, tiriamo via le bobine. Ah! Freghiamocene di recuperare il nastro, buttiamolo. Stacchiamo qui il pirolo, come vedete, e lo mettiamo qua. Questa la tagliamo. È importante che all'interno manteniamo le bobine, per questo motivo dico che il nastro comunque lo dobbiamo buttare via, perché non le bobine ci serve recuperarle. Non possiamo infatti fare una loop tape senza le bobine, attenzione, perché se facciamo una loop tape senza le bobine, vediamo se riesco a farla uscire, sì, ce l'ho fatta. Se facciamo una loop tape senza le bobine, succede che questa si impasta con una facilità che non vi dico, perché il nastro si infila dentro al buco delle bobine. Ora, così facendo, prendiamo un pezzettino di nastro, ok? Lo facciamo passare, sempre con le mani pulite che non ho, dentro al meccanismo qui, ok? Prendiamo la misura e lo tagliamo. Ecco fatto. A questo punto giuntiamo l'inizio con la fine del nastro. Mi raccomando, nastro che sia sottile, questo è nastro sottilissimo, ok? Lo posiamo sul tavolo così, quindi col lato che incolla verso l'alto. Non è facilissimo, ma si riesce a fare. E poi, facendo attenzione che il nastro non si pieghi, cioè non faccia riccioli strani, andiamo a incollare il nastro così. Lo giriamo su se stesso in questo modo ad anello, appunto, in modo che non faccia riccioli, attenzione. E poi andiamo ad applicarlo nuovamente sul nastro. A questo punto, fatto questo anello, appunto questo loop, andiamo a rifilare la parte di nastro adesivo eccedente da un lato, in realtà anche dall'altro. Potremmo, se il nastro è abbastanza sottile, potremmo ripiegare la parte che avanza di sotto, ma per non rischiare che si inceppi da qualche parte, io consiglio di tagliarla da entrambi i lati. Ecco fatto. A questo punto ritorniamo alla nostra cassetta che abbiamo svuotato in precedenza. Attenzione che la spugnetta deve restare al posto suo, per le ragioni che abbiamo visto nel trucco precedente. Mettiamo il nastro all'interno della cassetta. Ok, il nastro è entrato al suo posto. Prima che si sposti, prendiamo il coperchio e lo andiamo a rimettere su, in modo da non schiacciare il nastro all'interno, eccetera eccetera eccetera. Riavvitiamo le viti e proviamo subito la nostra cassetta. E con questo abbiamo fatto la nostra cassetta di prova, la nostra loop tape. Ecco, magari il nastro fatelo un poco più corto per evitare che si faccia la gobbettina così. Comunque, concettualmente la cosa funziona. In ultimo, la fake tape. Qualcuno di voi l'ha vista nei miei video. È questo oggetto qua, cioè una cassetta vuota che serve a provare videoregistratori.
Come si realizza? Molto semplice, si prende una videocassetta di cui non si ha particolare interesse, cacciavite a stella, svitiamo le sue 5 viti che la tengono chiusa, quindi questa. Capovolgiamo la cassetta, togliamo il nastro, ricomponiamo la cassetta. E volendo si può togliere la protezione, io l'ho tolta per comodità, ma è una questione di scelte. Riavvitiamola ovviamente, adesso metterò una vite sola giusto per. Ricordiamoci di sbloccare il tastino qui e oscurare questi buchini laterali, sia di qua che di qua, perché altrimenti il videoregistratore riconoscerà la mancanza del nastro. Per fare questo, il nastro isolante o del nastro da pacco di colore scuro. Nel caso specifico qui avevo utilizzato del nastro da pacco di colore scuro. Ed eccoci qua, dalle cassette vuote che girano all'infinito a quelle riparate con i feltrini. Oggi forse abbiamo imparato qualcosa di più sulle cassette. Spero che il video vi sia piaciuto nella sua diversità dal solito. Vi lascio qua di fianco degli altri video da vedere e noi ci vediamo sabato prossimo con un altro video. Ciao!